Oggi più che mai è lecito aggiungere a quei piccoli e medi editori la formula di qualità. Come dimostra anche la recente assegnazione del Nobel a una scrittrice snobbata dai grandi gruppi come dai grandi media, ma seguita dai cosiddetti piccoli, questo settore della nostra editoria è quello più capace di rischiare, di investire risorse, talenti e conoscenze. Così un festival come quello di Pisa rinnova e conferma la propria vocazione ad essere uno dei luoghi adatti a provare a cambiare lo stantio mercato librario del nostro paese. È una fiera, si chiama festival, ma è una fiera di editori che però si inseriscono in un progetto che è quello di far sì che il mercato del libro cambi. In che modo? Allora, meno libri, meno titoli, che restino di più in libreria, che tutti abbiano la possibilità di raggiungere le librerie, ed è per questo che abbiamo creato nel piccolo un premio per il miglior libraio indipendente. E nel modo anche, le dirò, di collegarci, questo è importante, sul livello internazionale, perché questa sarà la salvezza del piccolo editore, quindi un editore che possa arrivare anche a una platea internazionale attraverso le traduzioni, quindi fare una specie anche di borsa del libro.